Where? Tu go. Tu go. Io go. Tu go. E tu? Io no. Da solo? Sì. Vorrei dare un consiglio, ed è importante che dico in partenza che questa è mia opinione. Tantissimi genitori mandano i figli in Inghilterra per migliorare l'inglese. Questa è una cosa molto nobile, molto giusto, è una buona idea. Però il mio consiglio è di non mandarli dove non ci sono inglesi, tipo Londra, Brighton, Canterbury, perché forse ci sono più voi che inglesi lì. E non sono inglesi incredibilmente amichevoli a Londra, perché sono tanti stufi di tanti stranieri, ci sono troppi stranieri a Londra. Cosa succede? A Londra, oltre gli alti costi, i teenagers italiani vanno là, già l'italiano comunque, io ho sempre detto, ha un DNA particolare, perché gli italiani hanno grandi voglia di fare, però sono un po' pigri, un po', no? E io lo vedevo quando facevo corsi, all'inizio tutti arrivavano, all'inizio anno, quest'anno imparerò, sicuro imparo, vedrai, così, e già a terzo lezione venivano in ritardo, dicevano tipo, ma non è che hai un nastro che posso ascoltare mentre dormo, e queste cose. Quindi figurati italiani quando sono teenager, cioè figurati, cioè loro vanno a Londra, vedono che non sono accettati in un modo particolarmente grande, cosa fanno? Trovano altri italiani, fanno la vacanza, cioè una grande vacanza, però l'inglese non imparano molto. Quindi il mio consiglio qual è? Di andare al nord, centro o nord Inghilterra, perché lì costa molto molto meno, loro sono contentissimi a vedere italiani, perché l'italiano comunque è un mito in Inghilterra per tanti motivi. Io ti dico della mia esperienza personale, perché io l'ultima volta sono andato con Antonio, mio amico, prima di lui Aldo, e si sono divertiti tanto, ma proprio tanto, perché a casa mia a Birmingham non avevano mai visto italiani. Non consiglio Birmingham, però, cioè consiglio Liverpool. Liverpool per me è la mia città preferita dell'Inghilterra, sono troppo amichevole, lo chiamano il Napoli dell'Inghilterra, perché comunque sono molto aperti, scherzano sempre e hanno tanto tempo per te. Sei costretto a parlare inglese, perché chi parla italiano non lo trovi e ti diverti. Questo è veramente il mio consiglio, di andare a nord. That's my opinion. Londra va visto per un giorno, ma perché ci sono, però you're not gonna learn there, so go to Liverpool. Newcastle no, perché non si capisce niente. Liverpool or Manchester. Great music in Manchester. Hello? So, are you going to kill me or not? This is the last episode. If you don't do it now, then you'll never have another chance. Lady, let's play a game. I'm going to give you a choice. Do you want to die or do you want to live? I want to live. Oh, ho perso. Vabbè, but if you live, then you must love me. I see. Listen, I'm not coming to your house tonight. Well, that's not a surprise. No, I'm not coming to your house because I am already at your house. What? I am outside your door. I don't believe you. Really? Oh my God. You really are there. Yes, I am. And I'm going to open this door now. Oh, okay. Wait. Before I open the door,
You must make a choice. Do I kill you or love you? Oh, love me. Love me. Love me. Love me. Kiss me. Pronunciation. Stop, stop. Every week this stupid pronunciation of the word. Stop it, okay? It's pronunciation, okay? It's not difficult. Oh, chi è questo qua? Difficult. Difficult. Adesso c'è una storiella. Prendete pure il popcorn and a soft drink because it's a great story. Per coincidenza incredibile contiene tutte le parole più importanti per pronuncia, secondo me. Okay. Parla di Sarah, che in inglese è Sarah, H finale. Sarah che mangia colazione, eh? Yeah. So, here's the story. Sarah had fruit juice and biscuits for breakfast. As she ate, che as è come mentre, no? As she ate, she thought about the future. The future looks bad. Or will it get, andare da peggio a meglio, in questo caso cambio di stato, sempre get, or will it get better soon? Pensate, look, due o, oh, questo soon è u. Why? I don't know. So, will it get better soon? Mom, can't we change things in the world? Qui non c'è niente di pronuncia importante, è solo che mi serviva per fare il prossimo pezzo. Ah, I would if I could, but I can't. Her mom answered, senza W, answered, and sighed. To sigh, in inglese, vuol dire sbuffare. Però in italiano, io noto che le donne italiane amano sbuffare, sempre sbuffano, invece di parlare, fanno... Che vuol dire? Che c'è qualcosa che non va. E l'hanno preso da loro mamme, secondo me, perché anche le mamme li vedono, quelli su, e gli altri, un'altra giovane che mi ruba il spazio. Vabbè, non perdiamo adesso. Comunque, tu sai, e non è solo... incavolatura come qua, no? Sai, è anche... Cos'è? Cos'è? Lo sai, te lo faccio. Chissà cosa sarebbe successo. E lei riflessione, lei riflette, no? Lì, e dice del mondo e fa così. I want to feel nature, said Sarah. Voglio sentire la natura. I want to feel, sentire, no? Air in my hair. Aria nella capelli. I want to go far. Lei è una brava ragazza, non mette l'R se è l'ultima lettera della parola. I want to go far, F-A-R, far, in my car. Quando vai al dottore e ti metti il paletto per vedere i tonsili e ti dici fai ah, tu fai ah, non fai ar, perché se no non vedi i tonsili. Allora, I want to go far in my economically friendly car. Bellissimo, vero, questa storia? Altro che Hollywood. Samara, did I ever tell you how beautiful you are? You did. You did it. Every single episode. Tim, I have some good news. Great. And some bad news. Which do you want first? Well, as people normally say in these circumstances, I'll go for the bad news first. Okay, so I never want to see you again.
work. I mean, for me, you're like my brother. But you detest your brother. Appunto. But you said you loved me. Oh, no, I've never said that. Then why did you get me to come here every day? The lessons. The lessons? Yes, I needed to practice my English. What? Well, I had an English exam at university, and I needed to refresh my grammar. And thanks to you and these stupid sketches, let's say that they're stupid sketches, I refreshed all my grammar. Hmm? Oh, my God. So, what's the good news? I passed my English exam yesterday. Waiter! Champagne! Oh, no. No, no, Tim, don't. Don't, Tim. I have to go, really. On y va, mon amour? Oui, j'arrive, mon amour. Aspettami! Oh, mio esame di francese settimana prossima. Goodbye. Don't worry about her. But she said she was in love with me. She's a liar. All women are liars. Don't you understand? I mean, think about it. Who are the only people who really understood you? If you think about it, they've only ever been other men. Men understand men. Yes, look, I think I'll just pay for the meal now, if you don't mind. Oh, no rush, no rush. Here's my credit card. Oh, no, no. Credit card machine's in my apartment. No problem. I can pay cash. Sorry, we don't take cash. Only credit cards in my apartment. Now, come on. Come on. Oh, my God. What a day. Amica mia, oggi è l'ultimo giorno. Oggi c'è l'esame finale. E il risultato di questo test potrebbe cambiare il futuro. Sapere l'inglese o non sapere l'inglese al giorno d'oggi può fare la differenza tra essere un mendicante per strada o fare il capo in una grande ditta. In ogni caso ti auguro ogni bene. E prima che inizi questo esame, vorrei dirti che è stato un piacere per me conoscerti. E anch'io vorrei dire che è stato un piacere conoscere te. Ma non sarebbe vero. Per cui non dirò niente. Grazie. Vabbè, dai, scusa, un po' di coerenza intellettuale. Vabbè, anche l'ultimo giorno. Con amici come te non mi servono proprio nemici. No. Addirittura. Via, senti, dai. Hai studiato almeno? No, per principio. Ok, farai la mendicante, ho già capito. Ah, non c'è problema. Sempre voluto fare un lavoro all'aperto. Dai, sei pronta? T'ho detto di no? Non l'ho fatto, ma è per principio. Ma ti pare? Non è giusto. Oh. Che cosa non è giusto? Ma perché non può essere l'italiano, la lingua mondiale? Andiamo, che almeno leggi quello che c'è scritto. Ma perché la parlano st'inglese. Tutti, no? Lo parlano tutti. Non è vero, non è vero. Mia nonna, ad esempio, mia nonna non lo parla e vive benissimo. Non lo parla neanche il mio farmacista. Non lo parla neanche il mio carrozziere. Il carrozziere, certo. Hai 16 anni, sei una ragazzina. Il carrozziere, giusto? Quello del due ruote che tiri e il tostapane, va bene? Io ho un carrozziere per il tostapane. No, ma rilassati, che problemi hai? Sei brava, lo sappiamo. Sì, sì. Ok, adesso per il test scritto. Go! Oh, ma dai! Cosa? Ascolta, se mi devi copiare, almeno fallo bene. Ma chi copia? Chi copia? E guarda, guarda. Numero uno, io ho scritto non lo so. E tu?
Neanch'io. Non va bene? No, allora io non scrivo più niente, va bene? Stop! Adesso il test orale. Chiara. Sì. Traduci. Io lavoro. I work. Io sto lavorando. I am working. Decido adesso di lavorare. I will work. Ho intenzione di lavorare, ma non so quando. I am going to work. Azione futuro programmato. Lavorerò alle 8 di questa sera. I am working tonight for 8 o'clock. No, I'm working at 8 o'clock. The dog is shame. Sorry. Bravissima comunque, 9 punti. Ah, sì, vai. Corina. Non c'è. Dai. Zitta. Dimmi cosa hai fatto ieri in inglese. Io non ho fatto niente ieri in inglese. Dai. Allora, tu cosa hai fatto ieri in inglese? I went to the doctor, got my medicine, then came to school. Perfect. Sì. Allora, after school, I made dinner, ate it all, drank a coffee, then watched TV all evening. Great. Traduci, se mi ami, verrò con te. If you love me, I will come with you. Good. Ipotesi pura adesso. Se mi amassi, verrei con te. Però, John, se posso, perché cioè, da un po' di anni in Italia si dice verrei con la R. Non siamo qua per mio italiano. Il mio italiano. Corina, se mi amassi, verrei con te. If you loved me, I would come with you? Yes. Verrei se potessi e dovrei, ma non posso. I would come if I could and I should, but I can't. 10 punti. Sì, 10 punti. Sì, certo. Adesso non è più stupido l'inglese, ma, vedo, eh. Oh, chi ha mai detto? Sempre piaciuto a me l'inglese, dall'inizio, pensate. Ah, 10 punti. Hypocrite. Cosa? Cioè, per una volta che sei tu la più brava e che riesco a fare una cosa io che l'ho fatta io da sola. Ipocrita, ma pensate, ma guarda. Vai, torna da cosa sono gli gnomi, gli elfi, butta sul drago, vai, va. Torna, come si chiama? Bibilandia, va, torna là, va. Si chiama Bubulonia. Oh, attenzione, ignorante io, vabbè, ignorante, si può... Bubulonia, attenzione, perché questi poi menano, sbagli il nome, chissà cosa gli prende. Sì, sai una cosa, hai ragione tu. Io starei meglio lì. Cosa guardi? Non c'è niente. John? Chiara? He's gone? Corina, Chiara has gone. I'm sorry, devo togliere 2 punti per quello. Vai a 8 punti. No! Bye, goodbye. Perché sei così triste? Perché è l'ultima. L'ultima cosa? Bye, che puntata è secondo te? Goodbye, l'ultima. No! Questa è l'ultima puntata di Speak Now, la prima serie sulla grammatica. Io vorrei, prima di dimenticare, fare una cosa importante. Io quando guardo gli Oscar, come quasi tutti, c'è quel pezzo un po' noioso dove c'è l'attore che ringrazia la costumista, la casa produzione, la gente, sei lì, dai, arrivi alla polemica, no? Pensi. Adesso però capisco che è importante, perché veramente la gente dietro la cinepresa, la gente che sta su tutte le notti a realizzare questo lavoro, sono veramente importantissimi e lavorano molto più di noi.
Voglio ringraziare la Repubblica e l'Espresso perché ci hanno creduto, e questa è importante perché questa è una cosa completamente nuova e hanno avuto il coraggio e, secondo me, l'intelligenza di seguirlo. Anche a McDiva, the production company, tutti i ragazzi, perché veramente, a parte l'unica cosa che facevano pasta tutti i giorni, però tutto il resto era grande. E poi vorrei anche fare qualche consiglio. Io mi frustra tanto questo blocco che hanno gli italiani, di cui io parlo spesso. L'umorismo lo uso cercando di sciogliere questa blocco, no? Cioè, questo numero alto di italiani che non parlano inglese se non sono 100% sicuro che è tutto giusto. Io sono inglese, sono un insegnante e io sbaglio quando parlo inglese. Certo, ma anche gli italiani sbagliano quando parlano italiano, ma chi se ne frega, no? Fatti capire. La grammatica è importante, ma non è importante quanto comunicare. Se tu fai 100 errori, però ti fai capire da me, ti amo. E vedrai che questa illusione che l'inglese non è mai successo nella storia del mondo. E io ho lavorato, ricordatevi, con un multinazionale inglese in Italia ed ero sempre in mezzo a inglesi italiani, tutti i giorni. Non è mai successo che un inglese si gira un altro inglese e dice: mai sentito che inglesi parla? Never happened. La maggior parte degli inglesi diventano insegnanti e vogliono aiutarti. Però prova almeno, non stare lì muto come un pesce, perché non c'è nessun motivo. Questa paura di imbarazzo non esiste veramente. A proposito, adesso è normale che quando impari le cose devi praticare, devi fare in modo, perché la memoria non è in un pezzo specifico del cervello. La memoria è una cosa strana, è come una serie di specchi in tutto il cervello. Però devi allenare, io dico sempre, quando tu leggi anche nel libretto gli esercizi, parli, anche se sei da solo o da sola, parli, perché leggere ti entra informazione attraverso gli occhi, ascoltare nelle orecchie. Infatti quando dicono vai in un altro paese, impari meglio, normale, perché l'info entra, parlare, conversare, questo è un modo di tenere tutte le cose che hai imparato. Basta un po' anche di iniziativa. Se tu abiti a Milano o a Roma o a Torino, Palermo, ci saranno, io so che a Milano ci sono diversi club che fanno conversazioni, li trovi in Facebook, lo trovi facilmente, ci sono questi che fanno aperitivi, conversano, fanno amicizia, fanno anche scambio, c'è l'italiano che vuole imparare l'inglese, l'inglese che vuole imparare l'italiano e fanno metà-metà. Se non c'è nella tua città, creala, vedrai quanto gente verrebbe, fai degli aperitivi in inglese. Se tu un uomo o donna parla un po' l'inglese, anche un po', fai un gioco, è divertente, fai un'oretta, una sera a settimana dove si parla solo inglese, fate un sacco di risate. Ma è importante anche, nella ditta suggerisci che si fa un giorno a settimana che si parla solo in inglese e poi fai un contenitore grosso, chi parla italiano mette un euro e poi dopo i soldi li dai alla carità. Io l'ho fatto questa cosa in una ditta dove lavoravo ed è stato un successo, è stato divertente. Practice, ci sono tante opportunità, basta usare un minimo di initiative. Più sbagli, più impari. Questa è la cosa più bella, no? Oh, the skies are the same, yeah. Flying to you again. Oh, the skies are the same, yeah. Hey. Hello. Hey. Hi. This where in my office is your... Thank you very much. I don't know. You remember everything, don't you? I don't know what I'm going to do without you. So, what time are you leaving? We have the plane in about 3 hours. Okay. Listen, I wanted to say thanks a lot. You've all been really incredible, you know?
And I've enjoyed working here. You're not very punctual, but, you know, it's been a nice experience. Thanks. Okay. I'd better, you know, get some things together. And, good luck. Okay. It was a pleasure. Yeah. It was a pleasure for me as well. I have a problem now. What problem? I'm English. Why is this a problem? Because we're not capable of expressing our feelings. We're not capable of, saying things like important things. And you Italians don't have that problem at all. So, and I really envy you for that, you know. Listen, I've got lots of things to do now, and I've got to work. Thanks a lot. Okay. Ciao. Bye bye. Ti amo. I've loved you since the first second I saw you. I dream about you in the day. And I dream about you in the night. But if you don't feel the same way, then I don't know what I'm going to do. Now listen, you know that I could stay. This is my plane ticket. Why don't you decide for me? Ma John, che casino fai? What? Look, I've got something important to tell you. Dave, I'm in a meeting. John, I've got your ticket. I must go to the toilet. Bye. Bye. Yeah, have you got my ticket? Oh my God. Oh my God. You're wearing a pink shirt. No, I'm not. Yes, you are, Dave. That's a pink shirt. It's not pink, John. It's salmone, look. What? It's salmon, look. It's oh, good. It's salmon, is it? And what kind of salmon, Dave? Pink salmon? Pink salmon, yeah. Can you believe it? Look, a pink shirt. Listen, don't worry about that. Have you got my ticket or not? Well, never mind about the ticket. We've got more important things to look at, eh? Well, anyway, when you find my ticket, just burn it, John. What? Just rip it up. Why? John, because I've realised I haven't just become Italian. I've always been Italian. Hey? Think about it. When we're in the car together and I'm driving, do you feel safe? No. No, exactly. And John, look, I'm wearing a pink shirt. It's not pink, it's salmone. It's not, John, it's pink. I know it's pink. Yeah, it's pink. Well, listen, Dave, we've been friends for a long time now, so I can't leave you here on your own. You'd be dangerous. So if you're staying, I'm staying too. Dave! Welcome to story time. Conchi's belly is bigger now, and she says that she can sometimes feel our baby move. She has crazy dreams and moves around in her sleep. Yesterday morning, in bed, she had her hands on her belly, and she said, "Darling, last night I felt little kicks."
Yes, I know. That was me, I said. Please stay on your side of the bed. Then, in the afternoon, I said something a little stupid, and she said, shh, he can hear what we say. So the fetus is already bilingual. Wow. My neighbour, Pino, says this about his dog. He has a little Yorkshire Terrier called Bonzo, and he insists that Bonzo understands everything he and his wife says. His wife is Chinese. Well, I hope they're all wrong, because if they're not, then I am profoundly stupid, because I'm sure I couldn't speak two different languages when I was a four-month-old fetus, and I definitely can't understand all the languages Bonzo knows. That dog is a genius. I can hear Pino sometimes shouting at him, Bonzo, how many times have I told you not to eat my shoes? Do you know how much they cost? What am I going to put on my feet now to go to work? Then his wife will start, Ying Yang Dong Lo Bonzo. So the dog understands Italian and Chinese, but he still eats people's shoes. This afternoon, we went for the third scan, and we were particularly excited because today they told us the sex of the baby. Before today, when people asked me the question, so, what do you want, a boy or a girl? I always answered, I don't care. I just want the baby to be healthy. But in my heart, I wanted a girl. I had dreams about this little girl dressed in pink, adoring me, and me adoring her. My plan was to let her go to school in the city, and then on her 16th birthday, we would move to Siberia, where there were no men to break her heart. It's a boy, the doctor announced. I was happy, but I did cry a little for my baby girl. This sounds crazy, but in my dreams, it was like I had lost her. When we were back at home, we started talking about names. I want our baby to have the same name as my grandfather, Salvatore, said Conchi. Salvatore Sloan, I said. No. Then he can take my surname, Conchi shouted. Salvatore Motta. No, I shouted back. Listen, I have this baby inside me. I will be the one who has to suffer bringing him into this world. I am suffering too, Conchi. Because you talk about nothing else, I shouted. I immediately regretted what I had said. Conchi ran out of the room. I went into the garden. It was very cold, but Pino, my neighbor, was out there, smoking a cigarette. Sorry about the shouting, I said. Listen, Pino said. I'm sorry. It's none of my business, I know. But you really should think more. I mean, you follow your impulses too often. And this is why you're always in trouble. Thank you, Pino, I said. For what? He asked. I was talking to Bonzo. And there he was, the genius dog, urinating up my tree. So that's it, tutto qui. Abbiamo finito i 12 puntate sulla grammatica più importante inglese. Abbiamo fatto un nuovo esperimento che chiaramente spero che l'hai piaciuto. Noi siamo divertiti molto a farli. È importante poi praticare la grammatica, chiaramente, parlare il più possibile. Ma in questa serie noi... Serie, in questa serie,
L'importante è praticare la grammatica. Ma un corso di italiano, quando lo fai? Vai, insegna l'inglese e non sa l'italiano. È praticare la grammatica. Quello è cinese. Questo è cinese. Questa, quel, adesso, rifare quell'accento. Quello che hai fatto prima. Praticare la... Platica. Come on. Anyway, Andrea, cosa ti ha detto il giudice? Cosa ti ha detto il giudice? Vabbè, ancora con la storia, dai. Ti ha detto che non puoi più avvicinarmi. Sì, okay. Ma non è che sono vicino, cioè... Non peraltro, questo uomo qua è arrivato in casa mia, capisci? È arrivato in casa mia. Ma passavo di lì per caso, dai, lo sai. Dimmi un violazione di privacy più grande di questo. Non ce n'è. Però John, cerca di capire, io sono cambiato, non sono più quello di prima, ho anche messo la giacca, sono una persona seria, elegante, sono... Capisci? Cambierai mai. Cioè, mi dispiace, guarda, che è finita questa serie di DVD, cioè proprio, non so, guarda, mi è anche un po' commosso. Anch'io? Cosa? Che è finito Speak Now. Adesso? Vabbè, ci sarà un altro... Questo è finito, questa è la grammatica, però ci sarà Evolution. C'è Speak Now Evolution. Un altro corso? Sì. Un messaggio promozionale questo. Messaggio promozionale. In edicola con La Repubblica o L'Espresso, da settimana prossima c'è Speak Now Evolution. Ma si può fare sta cosa? È un altro corso, è approfondimento su viaggiare, lavorare, un sacco di internazionale, sono nuovi sketch, nuovi sistemi. Il suo italiano rimarrà uguale a prima, non preoccupatevi, ma il vostro inglese forse potrebbe migliorare. Ha! Piaciuto così? Say goodbye to the people. Goodbye to the people. Goodbye. To the people. Sorridi. Ah. Sorridi. Sorridi e basta. Sì, ok. Azione. Like a baby. Mi guardi e non sai che cosa ho detto. Ciao John! E si ce la fa John!